Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo particolare scaldacollo che si trasforma anche in cappa o anche in cappuccio che ho deciso di chiamare Sofi. Questo perché il filato che ho utilizzato è appunto il Sofi, questo gomitolone, è gomitolone, in realtà è un gomitolo da 50 grammi che io ho lavorato con i ferri dei numero 9. Sì, è una lavorazione ai ferri, ogni tanto mi ricordo di utilizzarli e ci vado d'accordo quando faccio queste creazioni rapide e veloci, ma soprattutto che sono pratiche, comode e bellissime. Questo scaldacollo vi posso assicurare che non è solo morbido e soffice, ma è anche caldissimo, quindi perfetto per quest'inverno, per fare dei regali, perché sì, questa fa parte della lista delle creazioni veloci che servono, che vi faccio ogni anno da ottobre fino a dicembre, per poter fare dei regali sfiziosi e veloci da regalare. Questo è il primo di quest'anno. Creerò anche una playlist in modo tale che potrete andare direttamente a vederla nelle varie playlist che ci sono sul mio canale YouTube. Dicevo, per poterla realizzare io ho utilizzato due di questi gomitoli, ve lo faccio vedere anche altri, li trovate in offerta sul sito, vi lascio sempre in descrizione, e l'ho trovato in offerta sia singolo gomitolo e un'ulteriore offerta se comprate il pacco intero da 10 gomitoli, quindi io vi lascio entrambi i link in descrizione. Per poter fare questo scaldacollo, per una taglia SM occorrono due gomitoli, per una taglia LXL 3 gomitoli, questo perché rispetto a me dovete farla un po' più lunga e un po' più larga, non tanto per quando la indossate come la sto indossando in questo momento io con uno scaldacollo, ma quando andiamo a indossare in un'altra versione, ossia come coprispalle. Lo faccio scendere qui, mi rimane il collo coperto e ha questa bella format qui davanti che ha incrocio e lo trovo molto bello, molto moderno e mi piace tantissimo. Si può anche allargare in questa maniera, guardate qui, è bellissimo. Questo perché è dovuto al tipo di cucitura che sono andata a fare. Non vi preoccupate, non è una cucitura difficile, anzi è semplicissima. Si fanno combaciare sopra i due lati più corti, si vanno a cucire e si tira un po' la creazione per creare appunto questo effetto un po' pizzettato, e quindi abbiamo poi questa creazione. Oltre a indossarlo come coprispalle, come avrete visto anche nelle foto iniziali, si può usare anche come cappuccio, guardate qui, e dietro mi resta comunque bello largo che scende, quindi vedete sono bella coperta, quindi per quest'inverno è una creazione perfetta, bellissima, l'adoro. Dicevo, io ho usato i ferri del numero 9 e ho fatto una semplice lavorazione rasata facendo un rettangolo. Per una taglia L, come vi ho detto, LXL, come vi ho detto, andate a montare qualche maglia in più rispetto a me, non c'è un multiplo, quindi direi di aumentare al massimo di 4-6 maglie e dovete farla più lunga rispetto a me. E in questo caso vi direi di andare a fare anche 5 cm in più rispetto a me ed è per questo che vi serve un terzo gomitolo perché io i due gomitoli li ho usati del tutto. E anche se sull'etichetta c'è scritto che si lavora con i ferri del 4 e del 6, io ho preferito usare quelli del 9 perché volevo la lavorazione bella vaporosa e calda come appunto me la vedete in questo momento. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio. Come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro scaldacollo ai ferri, io ho deciso di utilizzare il filato Sofi. Il colore che ho scelto io è il 20, che ha queste sfumature veramente particolari. Guardate, molto c'è un po' di viola, però c'è anche questo azzurro particolare, una sorta di verde acqua, molto carino. Però qui, come potete vedere, ci sono anche altri colori. Io lavorerò con i ferri del numero 9 e vi dico che nella mia lavorazione vera e propria sono andata a montare 41 maglie. 41 maglie mi permettono di avere una larghezza di circa 42 centimetri. Se voi volete fare questo scaldacollo ancora più largo, quindi più alto, mettete almeno 4-5 maglie in più rispetto a me. Non c'è un multiplo perché la lavorazione è semplicissima, lavoreremo a maglia lasata, quindi non vi preoccupate, potete metterne 2, potete metterne 4 in più, 5 in più, come preferite. L'importante è che arrivate appunto all'altezza che volete, alla larghezza che volete del vostro scaldacollo.
Il mio è un 42 centimetri, ma tenete presente che lavorando con i ferri nel 9, che sono molto più grandi rispetto a quello che è riportato sull'etichetta, la lavorazione cede molto e quindi si allarga ulteriormente quando poi viene indossata. Quindi magari fate prima un campione e vedete montando 10 maglie e facendo 10 giri quanto vi si allarga la vostra la lavorazione, in modo tale da capire quante catenelle andare, quante maglie, scusate, parlo sempre con l'uncinetto, quante maglie andare a montare per avere la larghezza che desiderate. E per quanto riguarda la lunghezza, non so ancora quanto lo farò lungo, però naturalmente una volta finito il mio rettangolo vi dirò quanto sono andata a fare lungo lo scaldacollo, perché lavoreremo con un rettangolo che poi cuciremo in una maniera un po' particolare rispetto al solito. Allora, qui vi ho montato un piccolo campioncino per farvi vedere appunto i ferri che andremo a fare. Come vi ho detto, si tratta di semplice maglia rasata. Andiamo a fare il primo giro e nel primo giro facciamo un giro di tutte le maglie a diritto. In questo caso io nel primo giro le vado a lavorare tutte, mentre vedrete che poi dal secondo giro la prima maglia non la lavorerò, sia quando si tratta al rovescio sia quando si tratta della lavorazione a diritto. Quindi primo ferro a diritto fatto. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare la lavorazione al rovescio. Come vi ho detto, io la prima non la lavoro, quindi la passo sul filo e vado a fare in questa maniera. Passo il filo avanti e vado a lavorare tutte le maglie al rovescio. In questa maniera. Quindi lavoro tutte le maglie al rovescio, compresa anche l'ultima. Quindi mi giro con la lavorazione e ricomincio da capo, dovendo fare di nuovo la maglia a diritto. Questa volta, come vi ho detto, non lavoro la prima, il filo lo lascio dietro e vado a lavorare i ferri a diritto. Quindi si alterna un ferro a diritto, un ferro a rovescio. E vi ricordo che a partire dal secondo giro, io la prima maglia, che si tratta della lavorazione a rovescio o che si tratti della lavorazione a diritto, non la vado a lavorare. Vedete, questa è la lavorazione a rovescio. Passo il filo sul davanti e vado a lavorare e continuo a lavorare ops, che è questo filo, e continuo a lavorare così fino alla lunghezza del mio rettangolo. Come vi ho detto, io lo sto lavorando, quindi non so ancora quanto lo farò lungo, però una volta che avrò fatto la sua lunghezza ve lo farò vedere. Altra cosa, quando andremo a chiudere la lavorazione, quindi andremo a fare l'ultimo giro, io lo dico sempre: non mi piace chiudere la lavorazione con le maglie sul diritto, perché chiudendo la lavorazione con le maglie al diritto, a me la lavorazione diviene più larga rispetto al montaggio delle catenelle. Quindi preferisco andare sempre a fare la chiusura al rovescio. Io adesso lavoro un attimo anche questo ferro a diritto e vi faccio vedere appunto come vado a chiudere la lavorazione a rovescio. Questa è una cosa che faccio io, voi siete liberissime di chiudere la lavorazione come la preferite, se preferite chiuderla usando l'ago e filo, come preferite. Io, come vi ho detto, preferisco fare sempre la chiusura sul rovescio e mai sul diritto, in modo tale appunto che la lavorazione, quando lo vado a chiudere, non si allarghi il lato rispetto a quello dove abbiamo montato le catenelle, anche perché questo mi servirà poi per quando vado a cucire i due lati uguali insieme. Quindi non lavoro la prima, lavoro la seconda e passo il filo. Io uso le mani per farlo, so che molti di voi preferiscono usare il ferro per far cadere la maglia, io preferisco usare le mani, soprattutto quando si tratta di un filato così peloso, perché così sono più sicura di andarlo a prendere meglio. Vedete, quindi io chiudo in questa maniera. Ripeto, è una cosa che faccio io, voi potete chiudere la lavorazione come preferite. Quindi vado, ops, quando sono con poche maglie diventa un po' più complicato, però va bene. Ok, ultima, passo il filo sul davanti, faccio cadere l'ultima maglia. E poi stacco il filo, però come potete vedere qui è uguale a sotto. Benissimo, quindi adesso vado a lavorare il mio rettangolo e vi farò vedere poi come andarlo a cucire.
Ho terminato il mio rettangolo e alla fine mi è venuto lungo circa 87 centimetri. Rimisuro insieme a voi così siamo sicuri. 87 centimetri e per me va più che bene e ho utilizzato in totale due gomitoli. Una cosa che ho fatto, in realtà non l'ho fatta apposta come potete vedere, è stata quella che il secondo gomitolo l'ho iniziato con lo stesso colore con cui ho finito quello il primo, quindi questa parte mi è venuta più grande rispetto a queste qua, ma mi va benissimo perché così dà ancora più movimento al mio rettangolo. Ora dobbiamo andare a cucire per creare appunto il nostro scaldacollo. Non faremo la solita cucitura, che andremo a cucire semplicemente i due bordi insieme, perché così sarebbe un classico su scaldacollo. Invece noi faremo in questa maniera: mettiamo la parte sotto qui, prendiamo l'altro rettangolo, l'altro lato e lo sovrapponiamo così, in modo tale che qui venga questa sorta di apertura. Non vi preoccupate, in questo momento sembra che non si apri, ma una volta cucito si apre meglio. Quindi qui faremo entrare la nostra testa e questo andrà sotto. Io adesso, vedete, con il filo andrò a cucire uno sopra l'altro i due rettangoli, i due lati. Quindi cucirò in questa maniera, sovrapponendoli. Ecco, vedete, ho infilato l'ago nel filo, quindi questo è il mio angolo, e vado a cucire i due lati insieme. Non deve essere una cucitura regolare perché poi noi andremo a stringere un po' la lavorazione tirando il filo, quindi potete cucire senza essere particolarmente precise come sto facendo io in questa maniera. L'importante appunto è cucirli insieme uno sopra l'altro. E vado a fare questo per tutta la lunghezza. Una volta terminata la lunghezza, vi faccio vedere come andare a terminare la cucitura. Ho terminato la cucitura. Prima di andare a chiudere il filo, stringo un po' in questa maniera. Vado a tirare un po' la lavorazione per avere effetto, questo effetto un po' tirato, non tantissimo, va bene così, vedete, leggermente, non sono andata a stringere troppo. E adesso posso andare a fermare e a tagliare i fili. E quindi, una volta fatto ciò, il nostro scaldacollo sarà terminato.